Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash. Come potete sentire dalla mia voce non è che stia molto bene, però come al solito io vado avanti lo stesso mentre la regia in questo momento sta giocando a Brutal Doom. Bellissimo. Seed, VLG2, VEEC, EEK scusate, e giochiamo anche stavolta con Lilith. Stavolta dovremo andare nella chest, quindi passare per la cattedrale e combattere Mega Satana. Speriamo di avere la possibilità di combattere Mega Satana. Comunque, voi vedrete questo video per domani, quindi venerdì, non dovrebbe funzionare. No, funziona invece. Allora ce lo togliamo. Molto meglio. Questo video lo vedrete venerdì, quindi sono ancora per un po' di tempo salvo. Sto registrando questi... Che stanza strana. Sto registrando questi video, come dire, anche se sto un po'... Non è che stia benissimo, devo ammettere, non sto molto bene. Però non mi impegno, non devo editare. Questa è una cosa positiva, di fare video di Isaac, che anzi a quanto pare voi apprezzate i miei video anche se non editati, e questo mi fa risparmiare davvero un sacco di tempo. E anche grazie a questo che riesco a portare un video al giorno. Dunque, allora lì in quella stanza lunga c'è una Tinted Rock. Non a sapersi. Ok. Muori. Ok. Scatter Bombs. Va bene. Una chest. Ah, è vero, ora abbiamo la bellezza di 6 bombe. Fantastico. 7, come non detto. Quindi una bomba qui la userei volentieri, un po' a caso. Ma una monetina. Mi sarei aspettato di più, ovviamente, però. Dato che c'erano un sacco di pot. Ok. Anche per questa partita possiamo prendercela con calma. Ok. Mi sarei aspettato uno Spirit Heart, ma chiave e bomba è abbastanza buono. Anche perché noi partiamo, ricordiamoci che noi partiamo con 2 Black Heart, che in questa stanza è fattibile. Nonostante, sia una stanza 2x2. L'area è un po' noiosa, però è fattibile. I nemici non sono così cattivi. Ok, qua c'è ancora una cacchina piccolina. Anzi, 2. Ok, muori. Una chiave. Ok, abbiamo 2 chiavi, fantastico. Vorrei avere però un po' più di soldi. Ok, sono una moneta. Questi pot non è che siano stati così generosi, così tanto generosi, anzi. E la cosa mi rattrista un po'. Abbiamo ottenuto distruggendo, cos'è, 8 pot. Ho ottenuto solo un paio di monete, 2 monete, anzi. Ok. E ora muori anche tu. Oh, ehi, non andarmi addosso, tizio. Aia. Potevo evitarmelo, lo so. Duke of Flies. Duke of Flies, forse magari piazzare una bomba, ma non credo nemmeno sia necessario. Lo stiamo buttando giù abbastanza rapidamente. Ok. Ancora un paio di colpi e così morì. HP up, lo prendo anche se preferirei un DPS up. Ok. Basement 2, piazza una bomba. Scelta eccellente. Questa stanza è un po'... non è difficile, ma è un po' fastidiosa. E tanto ho un bel po' di bombe che posso usare. Ok, 8 monete. Self sacrifice. Qua potrei forse prendermi 2 monete. Ok, abbassati un po'.
Sì, una. E questa qua. No. So che in teoria sarebbe possibile prendere due monete lì, ma a quanto pare non è il caso. Ok, vieni qui. Bravo. Wow, quante bombe. E le bombe sono davvero tante in questa partita. E la cosa mi fa più che felice. Ok. Fantastico. Masco Finfami. Va bene. Avrei preferito forse, appunto, un DPS, un upgrade al DPS. Ok, attenzione qui, evitiamo di subire danno. Abbiamo già subito un danno stupido e vorrei al massimo subire danno in una stanza veramente difficile. Davveramente, e non in una stanza easy come questa dove ci sono solo 5 mosche. Ok. Puberty, ottimo, Puberty. Puberty ci dà la possibilità di accedere alla trasformazione nell'adulto. Dopo 3 pillole puberty ci trasformiamo in adulto e ci dà solamente un HP up, però è pur sempre una trasformazione. Questa stanza è alquanto brutta. Era quasi impossibile. Cioè, non era possibile scappare. Scappare come volevo scappare io. Bello. E non riusciamo a farci una carica. Maledizione. No, proprio no. È fastidioso. Decisamente fastidioso. Per una stanza, accidenti. Proverei però lo stesso, prima di combattere il boss, di vedere un attimo uno shop come è fatto. Forse c'è qualcosa di interessante. Una batteria no, non vale la pena secondo me. Però se riuscissi a prendere Spider Mod, vediamo se con un paio di bombe. Sì, ce la faccio adesso. Spider Mod è un buon oggetto. Non eccelso, però è un buon oggetto e vale la pena prenderlo. Soprattutto grazie a Box of Friends ci dà una carica in più, cioè ci dà un altro di questi amici simpatici. Un Eternal Heart. Ricordiamoci, niente patti con il diavolo. E Littlehorn non dovrebbe essere un problema. Immagino. Ok, vai nel fuoco per favore. Sarebbe veramente. Ah, anche se ti fai esplodere. E inoltre anche sapere la vita dei nemici, grazie a Spider Mod, è una cosa assai utile. Inoltre vorrei tanto ottenere in una partita con Lilith la trasformazione in Spider Baby. Ok, entriamo prima qui dentro. Oh, ottimo. Un oggetto stupido e inutile che non prenderò mai. Ok. Scendi mano. Scusate ancora, questa tosse è veramente una cosa triste. Tears up, fantastico. What makes you small, ok. I'm drowsy, ok. What makes you larger? Annulla praticamente what makes you smaller, però vabbè, non è un problema. Ok. Tre HP up. Più un Tears up, finalmente abbiamo ottenuto un upgrade al DPS. Anche se non è un damage up, però è pur se aia, è pur sempre un upgrade al DPS che apprezzo più che volentieri. Questa stanza merita l'uso del Box of Friends. Attenzione. Ok, stiamo attenti. Ah, a proposito, giusto, come faccio a dimenticarmene? Abbiamo raggiunto i 600 iscritti. Ed è una cosa, oserei dire, assurda. Ci sono 600 persone, 600 persone, che rimangono qui a vedere i miei video. Ogni volta che ci penso, è strano sapere che ci sono 600 persone che, non so se ogni giorno, però, si sono iscritte al canale perché hanno trovato del potenziale e
in me. Ed è un... ogni volta che ci penso mi lascia felice. Decisamente. Anche perché ci sono così tanti altri youtuber bravi in circolazione. E tra tutti... oh, attenzione. Avete scelto me. Sono felice. Sono felice di essere uno youtuber. Sono felice di... avere delle persone che mi seguono. Già. Ok, forse non è stata la saggia... una saggia... oh, grazie infami. Ok, uccidiamo prima questo che è il più fastidioso. Ok. Ok. E abbiamo sistemato questa parte della stanza senza non molti problemi. Attenzione, ok, meglio sistemare prima l'host rosso. E ok, ora sistemiamo il resto. Fantastique. Ok, non abbiamo ancora non abbiamo ancora incontrato la nostra item room, ma il boss è qui davanti. Ok, perfetto, è morto. Chi è? Ah, è stato il mio ragno forse ad ucciderlo. Beh, grazie ragno. Grazie signor ragno. Qua secondo me mi puzza di secret room. No, che allora sta qui sopra. No, allora sta qui sopra. Sta, sì, sta decisamente qui. Non può essere. No, ok, va bene. A quanto pare ho sbagliato per ben 3 volte di fila. Però, dettagli, dettagli. Ok. Qua ci sono solamente Mulligan. Non ci sono non ci sono quelli lì con che spawnano i charger. Che quelli lì sì che sono un grosso problema in questa stanza. Ok, stiamo attenti. Questo ragno che si vede poco. Questo, sì, un ragno proprio. Questa mosca che si vede poco, bisogna stare attenti. Tauros. Abbiamo però... no, non lo prendo Tauros, non mi piace. Abbiamo ottenuto degli oggetti... mediocri. Mediocri tendenti sul brutto. Oh no. Questo sarà una boss fight molto fastidiosa e noiosa e brutta, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Ok, ha mangiato la bomba. Attaccalo. Attaccalo il più possibile. Fantastico. Abbiamo inflitto un bel po' di danno. Ok, attenzione. Cos'è? Non dirmi che hai spawnato un Little... ok, non hai spawnato un Little... meno male. Ah, no! Ti odio tantissimo. Ti ho quasi ucciso e poi... Ti ho quasi ucciso e poi mi colpisci così. Sei proprio uno stronzo. Alo, ok. Scendiamo. Maledetto. Spero di trovare... oh, Flooded Caves non è mai bello. E non è mai bello combattere. Oh, ok. Il Bucket of Lard forse lo prendo. Però, aspetta, dipende. Lo lascio lì. Voglio almeno vedere se riesco ad ottenere uno speed up. Almeno, in effetti abbiamo ottenuto Halo. Ma sì, ci dà un bel po' di salute. E ci toglie solo 20. Ok, no, ci sta. Lo prendo più che volentieri. Ok. Questa stanza di nuovo. Però questa è la versione flooded. La flooded version. Mamma mia, questa tosse. Che sia maledetto. Che sia maledetto l'inventore della tosse. Oh. Ho appena ottenuto una moneta in modo al swaggistico. Esiste la parola swaggistico? No, però l'ho inventata io, quindi se l'ho inventata io, un po' di rispetto all'invenzione altrui. Vediamo se riesco anche ad ottenere... no, ancora un colpo. Fatemi colpire questa mosca. Ok, sì, però ha spawnato un charger
Vabbè dai, morto. You are pretty dead. Ok, queste... I bonus non mi sono mai piaciuti. E non mi piaceranno mai. Grazie Infamy, grazie mille Infamy. Infamy is the best, anime character. Ok. Ok, piano, piano, piano. No, 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 no. Ok, fantastico. Una Tinted Rock, per favore, con dentro uno Spirit Heart. Sarebbe veramente una cosa bella da parte tua, gioco. Ok, questo era abbastanza that was pretty easy. Come immaginavo, qua c'è una Secret Room con solo 3 monete. Intanto andiamo anche a conoscenza di Curse of the Maze, che a quanto pare non mi ero accorto prima. Non ci ho proprio fatto caso, attenzione. Attenzione. Sti pipistrelli ciccioni sono veramente, veramente fastidiosi se non hai un buon DPS. Cioè, sì, abbiamo 8 di ratio di fuoco, 4 di danno, però non è sufficiente. Attenzione. Ok, abbiamo trovato lo shop, che era tipo l'ultima cosa che avrei, che vorrei incontrare. No, in verità entriamo. Esatto, uno Spirit Heart. Ho fatto bene, ho fatto davvero bene. Ok, un host. Lui hosta. Hosta YouTube, questo host. Non ha senso, però va bene, dettagli. Ok. Va bene. Ok. Oh, attenzione, non attacchiamolo più. Aspettiamo che se ne vada un po' dalle scatole, per evitare di usare un linguaggio più scurrile. Ok, ancora un colpicino. Va bene. Abbiamo trovato... Oh, bella stanza. Perché basta fare questo. Ah, se però avessi una bomba l'avrei, lo potrei fare tranquillamente, ma non ho bombe, quindi rende tutto un po' più difficile. E ovviamente un'altra cosa che vorrei tanto incontrare sarebbe la mia amatissima item room. Attenzione. Non vorrei perdere lo Spirit Heart. Non vorrei proprio. No, 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 no. Non hai capito con chi stai... Con chi stai parlando? Stai parlando con J Smash Salted. Un po' di rispetto. Oh, eccola qui. Un po' di respect. Uè. Un po' di respect. Ok. Perfetto, ha avvelenato il charger. Ok. Ora però vorrei entrare. Ok, Tough Love. Non so se... Oh, attenzione. Non so se funzioni o meno. Credo di sì. Sì, funziona. I colpi di denti sono alquanto fantastici. Infliggono davvero un sacco di danno rispetto al nostro danno normale. E se non sbaglio con cos'è? 12 di sfortuna. Oh. Con 12 di fortuna spari solo denti. Sembra una cosa strana. Sembra strano dire spari i denti, però è così. Non sono io quello che ha creato il gioco, è stato il nostro caro e amatissimo Edmund Macmillan, che dobbiamo venerare come creatore di giochi fantastici. Ok. Una golden key, che onestamente è proprio il momento peggiore per ottenere una golden key. Ah, intanto combattiamo Gurdy, ma solo spawner Gurdy. Ok. Ok. Sì, ce la facciamo. Questo qui dovremmo anche riuscire a ucciderlo senza subire neanche danno. Sì.
Prendi questo, Mom's Heels. Questi sono buoni oggetti, però non li posso prendere perché patto con gli angeli. Però vorrei anche ottenere un patto con gli angeli, non solo parlarne. Hai ovviamente un patto con gli angeli, però mi servirebbe anche una bomba se voglio avere la chiave. Ok. Attenzione. Non è di certo contro questi babies che letteralmente. Tu non hai fatto l'animazione? Perché non hai fatto l'animazione quando mi hai sparato? Non ti vergogni. Ok, morto. Io ero pretty morto. Boom, baby. Bombs are key. No, tears up. Meglio ancora. Anche se un bombs are key mi servirebbe. Forse queste qui sono pillole buone. I'm drowsy. Sì che è una pillola buona, però. Facciamo così, lasciala un attimo qui. E questa è un bad gas. Ok, va bene. Grazie. Sei stato di grande aiuto nella nostra comunità. Nella nostra community. Attenzione. Sparami, bravo. Onestamente trovo più facile da combattere quello che spara il triple shot che quelli che sparano le teste dei keeper che saltano in giro. Sono veramente noiose da combattere. E onestamente vorrei anche dei damage up. Senza damage up non posso andare molto avanti. Cioè, vero, Tothlove ci ha aiutato un po', però non troppo. E a me serve proprio il troppo aiuto, tipo un Godhead, Sacred Heart, nei patti con gli angeli. Una bomba perché vorrei ottenere appunto il cosiddetto patto con gli angeli. Ad esempio, potrei rischiare. Ok. GG. Ringrazio l'Academy per questa schivata fantastica, che molto probabilmente non riuscirò mai nella vita a fare di nuovo e a ripetere. Attenzione. Grazie. Infami, anche nonostante. Aia. Nonostante abbiamo ancora 0 di fortuna. Ci sta. Ah, sono stupido. Nonostante questo, però, siamo stati veramente fortunati. Ok, attenzione, spostati. Ok, ora muori tu. Ok, ci sei tu che sputi cose a caso. Queste cose che sputano cose a caso non mi sono mai piaciuti. Rip Boss Rush, ma già non ci speravo. Fin dagli inizi degli inizi. Degli inizi dei secoli sicoli. Ok, non dobbiamo piazzare la nostra unica bomba perché la nostra unica bomba ci servirà per fare altre cose più importanti. Tipo combattere la statua angelica. Ok. Ok. E ora muori, grazie. Grazie mille. Ok, sì. Questa stanza era abbastanza intensa. Vorrei quindi, allora, entrare in uno shop, quindi trovarlo subito lo shop con all'interno un fantastico. Un'altra bomba, ottimo. Vorrei tanto trovare una Tinted Rock. Una Tinted Rock mi tornerebbe davvero, davvero utile. E la userei nel modo più giusto possibile, ovvero la faccio esplodere. Flat Penny, ottimo trinket, tra i migliori, attenzione. Ok. Altra bomba. Ok, attenzione, questo è un double. E vari quadra non possono spawnare. I quadra spawnano solo nel
in womb e utero, e ho utero. Ok, grazie per le tre mosche. 2020 è un oggetto, finalmente un oggetto ottimo, e finalmente ne abbiamo ottenuto uno, un oggetto ottimo. Ok, ora mi sento molto meglio nel, non in salute, mi sento ancora un po', non mi sento ancora benissimo, però nella run direi che sta ora prendendo una buona piega. Allora, questa carta vorrei tanto sapere. Oh, Joker, interessante. Ok, Spirit Heart, grazie mille. Ok, siamo in Necropolis 1, quindi probabilmente combatteremo un boss molto difficile e ingiusto, perché siamo appunto in Necropolis. Ok, ricordiamoci che abbiamo solo una bomba, quindi non usarle più. E siamo, sento di essere vicino al boss. Ok, GG. Eccolo qua il boss. Oh, una carta. Che carta sarà mai? Sarà la carta della vittoria? Sarà un The Tower. Ok, non è la carta della vittoria. Forse quell'altra lì a fianco lo è. Intanto ho una bomba, grazie gioco. Yeah, un altro Spirit Heart. Ok, The Lovers lo userei anche subito. The Tower non ci serve. Bloat, ok, I'm Drowsy è proprio fantastico in questo momento. Ok, a quanto pare gli occhi non... Ah, mi hai colpito fin da lì. Cioè, non ti vergogni un pochettino? Ok, beh, aver subito solo un danno contro The Bloat è una cosa abbastanza figa. Sì, però smettila di darmi patti con il diavolo. Dammi patti con gli angeli, così io sono felice. Vorrei sconfiggere Mega Satana per questo episodio. Ok, prenditi Joker. E direi di scendere al prossimo piano. Dove... sì, qua è dove avevamo preso 2020. Scemo. Ok, possiamo quindi scendere. Depths 2. Forse vale anche la pena di fare una rerun, perché se va avanti così senza patti con gli angeli, ho paura che sia una cosa molto difficile poi ottenere una chiave intera. Sempre se poi tipo non riuscissimo a trovare in modo assurdo un Dead Key o un Get Out the Jail Free Card. Mi sarei aspettato degli Spirit Heart e non dei ragni, però suppongo grazie lo stesso. I tumori, sto iniziando ad odiarli i tumori, perché sono veramente così imprevedibili e fastidiosi. Questi qui invece, i vis, li trovo fighi. Come concept li trovo fighissimi. Li stimo un sacco. Ok, chiave. Yes, un'altra chiave. Siamo a 10 chiavi. Un numero alquanto esagerato di chiavi. Un numero assurdo di chiavi. E abbiamo già trovato il boss, che non combatteremo subito. Tanto possiamo anche ormai dire RIP Hush. Siamo a 27 minuti ancora in Depths 2, quindi mi sa proprio RIP Hush. Quindi andiamo solo alla ricerca di patti con... sì, item room, shop, ultimo shop, bombe, tinted rock e cose del genere. A quanto pare non è neanche qui. Accidenti. Dannazioncina inaina.
Ok, un'altra batteria. Le batterie, sinceramente, cioè, sarebbe intelligente usare. Sarebbe intelligente usare la mia. Il mio space bar item più di. Con più frequenza. Però. Sono anche abbastanza forte in questo momento, quindi. A me per il momento va bene anche così. Vai. Ora. Sì, perché tu. Quello che ci ha aiutato. Attenzione, ci ha aiutato un sacco. È stato. Oltre a tutti questi tears up. È stato 2020. 2020 è stato forse per il momento. Ahia, è stato per il momento forse l'oggetto migliore. Anche Tough Love è lì. Però 2020 it's better. 2020 is better. Attenzione. Mosse troppo rischiose, se devo essere sincero. Ok. Strada sbagliata. Questa è con una mano morta, vero? Sì, una sola mano morta. Sì, esatto. Basta darmi chiavi, dammi un po' di bombe. Non mi lamento se mi dai delle bombe. Invece potrei lamentarmi per se tu mi dai altre chiavi, che non mi servono più. Credo che 16 chiavi per una run siano più che sufficienti. Tanto bello non ancora non trovare ancora la l'item room e lo shop, se è per questo. Anche lo shop ormai è diventato una buona idea andare. È una buona idea ora andare nello shop. Questo è quello che intendevo. Ok. Vorrei cambiare. Possiamo cambiarlo solo una volta. Split shot. Fantastico, funziona. Sì che funziona. Ma vieni. E grid. Non volevo combatterlo, se devo essere sincero. Volevo combattere. Steam Sale. Non è che ci serva molto. Sfortunatamente questa stone chest non la posso aprire. Sì, è vero, mi avrebbe dato bombe illimitate. Numero 2. Number 2. Però preferisco evitare di farmi esplodere. Anche perché, cioè, è una cosa fastidiosa poi esplodere per sbaglio tante volte. Vabbè, comunque. Usiamo questo. Sì, stiamo combattendo la versione più difficile della madre. Quasi mi facevo. C'è una super tinted rock. Questa è una super tinted rock. Schiacciami. Schiacciami. Avanti. Schiacciami, per favore. Grazie. Super tinted rock vuol dire. Super tinted rock significa doppio payout di una tinted rock. E dobbiamo salire, quindi prendiamoci questo. E finalmente abbiamo ottenuto il nostro primo patto con gli angeli, che ci dà Guardian Angel. E ovviamente ne combattiamo solo uno, perché il payout sarà solo di uno. E combattiamo, a quanto pare, l'angelo più facile. Meno male. Anche se l'altro forse probabilmente non sarebbe stato un problema. Tu sei un Balls of Steel. Balls of Steel. Ok. Quindi abbiamo il primo pezzo della chiave. Abbiamo aumentato il patto con la possibilità per un patto con gli angeli. Sono felice. E abbiamo anche full vita. Oh, attenzione. Ah, ti odio. Ti odio, coso che mi aspira all'interno di questo vortice di malvagità. Sì, ho ancora Joker. Mi sembrava. Oh, ok. Evitiamo di subire certi danni, Ok, questo è un Balls of Steel. Momento ideale per usarlo. Ok, fantastico. Cancer. Ci tornerò poi dopo. E quindi spero in effetti che non mi dia un patto con gli angeli o con il diavolo in questo momento.
Attenzione, c'è anche da sopra, giusto. Loro possono spawnare dove cavolo vogliono. Ok. Curse of the Darkness è parecchio fastidioso, soprattutto in un livello dove i nemici sono molto, si mascherano molto con il terreno, dato che sono rosso su rosso. Ok. Abbiamo zero bombe però. Una bombetta non mi farebbe per niente dispiacere. Ok. Fantastico. Abbiamo raggiunto il tier zap solo usando pillole. Detta così può sembrare una cosa assurda, ma è successo appunto questo. Ok. Mezzo cuore. Un mezzo cuore inutile. Grazie Parasite per il tuo intervento utilissimo. Ok. Forse mi sono bloccato in un posto orribile. Ok. Attenzione. Oh mio Dio. Sono tipo nel punto più brutto del mondo. Ok. Ok. Oh mio Dio. È stata una... Oh, una bomba, fantastico. È stata una stanza alquanto claustrofobica. Un'altra bomba. Vorrei onestamente più bombe. Sarebbero ben gradite altre bombe. E sarebbero più gradite. Sarebbe veramente gradito lottare contro meno champion. Ho detto champion e non challenge. Ammettete, sto migliorando. Ok, allora il boss sarà di sicuro qui. Questa stanza iper gigante. Ok, no. E anzi, c'è anche un, una mosca eterna. Oh oh. Come ho fatto, scusa, a non subire danno quando tutti erano attaccati a me? Non lo so e non lo voglio sapere. Questo è quello che mi dico sempre. Ok. Anche con matematica mi dico su questo. No, sto scherzando. Combattiamo quindi il primo boss, che è Teratoma. Ok, non è difficile. Anzi, è alquanto facile. Molto facile. GG. GG easy. Quindi prendiamoci Mom's Underwear, che ci dà Yes Mother. E pensavate che io me ne fossi dimenticato. Però prima di fare tutte le altre cose, direi di fare full exploring di questa mappa, di questo livello, perché se ci fosse per caso un self sacrifice mi aiuterebbe davvero un sacco. Tipo qua un self sacrifice. No, ok, non sei mai nella vita un self sacrifice, sei una brutta stanza, punto e basta. Aia. Vabbè, comunque non è importante più di tanto se subiamo danno, perché grazie a Cancer ci dà 3 Spirit Heart e poi ci dà l'effetto di wafer ogni volta che subiamo danno in una stanza, e poi avremo wafer per tutto il resto della stanza. Una bella idea, lo ammetto. Bisogna ammettere che questo... Oh mio Dio, mi stava per scomparire la voce. Devo ammettere che questo gioco... Il bello di questo gioco è... Oh, questa è una stanza molto bella. Quella stanza... Rimarrò lì un bel po', mi sa. Mi dispiace, ma sarà così. Ok, signor Dio, 36 minuti e siamo in Womb 1. Cioè, fuori di testa. Ragazzi, sono veramente euforico. Ma quando stai per completare il gioco? Con più di cosa? 400 achievement. Fuori di testa. Attenzione. Come ho fatto a non subire tutto il danno in questa stanza? Devo, mi sa, ringraziare coso. Ok. Abbiamo fatto full mapping eccetto secret room. Però le bombe mi sono sono preziose per il momento, quindi preferisco evitare. Quindi vai, Cancer.
fantastico. Immaculate Conception. Ok, piazza una bombettina. E combatti anche il secondo angelo. Usa anche questo qui, così lo facciamo fuori prima. Ok, e con questo abbiamo anche ottenuto la chiave per Mega Satana. Stiamo quasi per completare il personaggio. E sono davvero felice. Sono veramente euforico. A me piace questa meme. Ragazzi, sono veramente euforico. Tintedrock. No, giustamente avrei voluto qualcos'altro, però. Oh, quanto ti lamenti. Ah, G-Smash, ti lamenti un sacco. Manco tu fossi Hatz. Ciao. Allora, direi di andare uno alla volta. Esatto, ora si attiva l'effetto amorevole. Onorevole amorevole. Avanti, non darmi solo pillole. Sei serio? Basta, dammi, pagami. Oh, grazie gioco. Full health. Grazie veramente. Ok, i 6 iniziali. E mi dà subito una siringa. Ecco, tu dovevi fare così prima, amico mio. Ok. Ancora. Possiamo anche andare un po' pesanti con questo qui. Guardate quanti cuori inoltre rossi. Ok, prenderei tutto. Quindi, Roid Rage. Puberty va bene. I'm drowsy, ottima pillola. What makes you larger? The sun è una cosa migliore. Missing page, quindi abbiamo the sun e the tower. Sì, sembra una stupidaggine. YOLO. Non lo so, volevo farlo, mi sembrava una cosa figa da fare. E direi di tenermi no. Sembra strano di tenermi no. Però si chiama così, quindi don't question about it. Ok, quindi abbiamo no. Che cosa fa? No, non spawneranno più space bar item, solo oggetti passivi. Passive items. D'accordo. Ok, uno fatto fuori, c'è un arcade, c'è l'Arcadia. Citazioni. Sì, posso tranquillamente perché ho la chiave pronta, quindi. Ok, Span, più uno degli oggetti più belli del mondo che è Eutanasia. One makes you small. Dov'è il mio The Sun? Non ho preso, mi sa, The Sun. Oh no, volevo prendermi The Sun. Ci picchia. Invece ho preso una stupida carta. Ma proprio stupida, stupida. Vabbè, per ora. Cos'è? Abbiamo. Beh, solo 7 di danno. Mi sarei aspettato di più, onestamente. Ok. Eutanasia. Eutanasia è proprio. È un oggetto forte, non si può dire di no. Quindi fai così, una bomba qui. Tutto questo per una bomba in più. Ci sta, mi sembra un buon affare. No? Strano, mi immaginavo onestamente una. Una secret room lì. Ok, tu morirai subito, tipo, esatto. Non ti lascio nemmeno il tempo di respirare. Ok, combattiamoli tutti quanti qua. Come immaginavo, c'è la Secret Room dove c'è Super Grid. Ok. Isaac's Fork non mi interessa. Mi sento abbastanza messo abbastanza bene
in fattore salute. Eutanasia, quanto, che oggetto fantastico che sei. Accidenti, tosse maledetta. Qua mi puzza di top secret. No? Ok, non è ancora detto. Se, è quasi sicuro che sia qui la, la top secret, la, il la boss fight. Però non ne sono ancora del tutto sicuro. Ok. Oh giusto, eutanasia può distruggere i cosi. Quindi potrei in effetti rimanere qui a colpire, cercare di colpirli. Però non sono pigro, quindi GG. Ok. Ok, me lo sento. Burn Penny è fantastico, però no, è meglio ancora. Qua. Allora è qua. Non, cioè, dove cavolo è? A quanto pare oggi non sono proprio capace nel trovare le secret room. Ok. Ok. Sì, stiamo infliggendo un bel po' di danno. E patto con il diavolo, che ci dà due oggetti mica male. Ok. Sono... ma quanto sono stupido da 1 a 730. 731, avete indovinato. Dobbiamo salire. Ok. Andiamo alla cattedrale. Che colore strano che abbiamo ora le... che hanno ora le lacrime. A proposito, una cosa che mi dimentico sempre. Come funziona Mouth the Void con... con coso. Ok, tu intanto muori, grazie. Mouth the Void con Lilith. No, non funziona, va bene. Ho tenuto il tasto per così tanto tempo e non è possibile che non si carichi. Questi bug, però, me li Edmund. Amico Edmund. Arciamico. Dovrebbero inventare questa parola, l'arciamico. Tu sei proprio il mio arciamico. Ok. Comunque... sì, è una partita molto, in questo momento molto facile, non ci saranno problemi, decisamente. Attenzione, sneaky snacky. GG. E scendiamo. Oh yes. E ora siamo qui, dinanzi alla chest con Hashi, Dedino. Ok, e questa forse è una delle cose più buone del mondo, perché... ottenere solo famigli con Lilith è tipo la migliore cosa. Ok. Comunque guardate di sotto tutte le tre siringhe belle in vista. Ok. E io onestamente no, mi sarà molto utile. Perché tutti gli space bar item praticamente inutili che ci danno poi nel gioco sono davvero tanti. Scusate per la tosse. Ma che ci posso fare? Ok, questo era proprio quello che avrei voluto che succedesse tipo da sempre, però che è successo solo alla fine quando non mi servono, attenzione, non mi servono più. Quindi grazie per la... per... come si può dire? Grazie per il ritardo. Veramente, veramente simpatico da parte tua ora darmi due chiavi. Ok. Ah, è vero, funzionava come un cuore rosso. Dannazione. Questa stanza, ottimo posto dove usare il Box of Friends. Guardate che carini gli asci. Bene 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 bene. Che carini. Hashi ha una faccia troppo simpatica.
bere 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 a bere 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 bere. Basta. D'accordo, basta. Oh no, due avversari. Ah, mi hai colpito in modo più brutto del mondo. No bueno. Cracked Moon. C'è Cracked Card. Card non è buono ormai. Cioè è buono in teoria, ma non ho adesso. Ok. Chiavi. Dammi altre chiavi. Per please. Ok. Avrei voluto che l'altro morisse, così avrei ottenuto Mega. E combattiamo contro Blue Baby. Ok. Non dovrebbe essere. Anzi, dovrebbe essere alquanto easy. Mega Satana, non credo. L'ho combattuto da molte volte in tutta la mia vita. Non vedo perché dovrebbe essere difficile con una run del genere combatterlo. Aia. Magari se però evitiamo anche di farci colpire. Di farci colpire in modo stupido, sarebbe anche quello un pro. Ok, quindi abbiamo fatto questa stanza e ora andiamo a combattere Mega Satana. E avremo completato anche Lilith. Mancherà solo una run con il Keeper e una challenge. Wow. Abbiamo fatto dei grandi progressi. Dei passi enormi. E davvero, non vedo l'ora di completare il gioco. Boh, usa One Makes You Larger a caso. E sterminiamo questo essere. Ok, uno ha fatto. Due, una andata fatto fuori. Cioè, una versione di Mega Satana fatta fuori. I cavalieri dell'Apocalisse sono quasi morti. Ok. Seconda fase di Mega Satana uccisa. Ok. Quella. I sette peccati sterminati. Terza fase di Mega Satana. A seguire possiamo ricombattere Uriel e Gabriel. Sono i nomi dei due angeli che abbiamo sconfitto. E poi ultima volta, penultima volta Mega Satana. Anzi, ultima volta Mega Satana. E poi prima e unica volta la testa morta di Mega Satana. Mega Satana morto. Attenzione. Wow. E sei morto. GG. GG. Ebbene ragazzi, per questa partita è andata tutto bene e abbiamo ottenuto Cambion Conception, Dark Baby e Big Baby. E quindi ecco qua. Finalmente dovevamo, in pratica, per ottenere Cambion Conception con Lilith, dovevamo, oh mio Dio, dovevamo fare la chest per prima, però non l'abbiamo fatta perché siamo dei gigeni. E vabbè ragazzi, è andata così. Comunque ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!